Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono passati esattamente 3 mesi da quando ordinai da Gearbest l'Absan Zino 2. Era esattamente il 14 gennaio, oggi ne abbiamo 16, quindi esattamente 3 mesi fa. E purtroppo l'Absan Zino 2 non è mai stato recapitato a casa mia. È sempre stato in attesa di spedizione. Più volte mi ha scritto dicendomi che di avere pazienza, che il prodotto sarebbe stato spedito a breve. Tutte queste cose che in realtà non si sono mai avverate, quindi ho deciso di annullare l'ordine a malincuore, perché comunque ci tenevo a provare l'Absan Zino 2, però veramente mi sono stancato di avere comunque speso i soldi, perché comunque avevo pagato il prezzo totale del drone che non è mai stato spedito. Quindi ieri sera, tramite la chat nel sito di Gearbest, appunto chattando con l'operatrice, ho annullato l'ordine. Devo dire che Gearbest in questa cosa si è comportata davvero bene, nel senso dal punto di vista della velocità e del risultato finale del rimborso, perché comunque vabbè, a parte l'operatrice che subito mi ha detto se volevo convertire l'ordine in un altro prodotto, dove io gli ho detto no, non mi interessa, dove allora mi ha detto se il rimborso lo volevo fare sul portafoglio Gearbest, così loro sapevano che avrei speso ancora i soldi all'interno del loro sito. Ma anche a quel punto gli ho detto di no, perché preferivo ricevere i soldi sul mio conto PayPal, che era quello che avevo usato, o meglio che era il metodo di pagamento che ho usato al momento dell'acquisto. E l'operatrice mi ha detto che non c'era nessun problema, che mi avrebbe riaccreditato i soldi sul mio account PayPal. E infatti nel giro, ragazzi, di 6-7 ore mi sono trovato l'accredito sul mio account PayPal da parte di Gearbest. Infatti vedete l'email che mi è stata recapitata da PayPal dicendomi che era stato fatto un rimborso da parte di Gearbest. Quindi sono rimasto davvero deluso da Absan, che comunque non è stata in grado di fornire i droni, perché comunque non è un prodotto che non è mai uscito sul mercato. Il prodotto è uscito sul mercato, di esemplari ce n'è in giro in tutto il mondo, ma purtroppo in pezzi limitati, e in questi 3 mesi non c'è stato verso di averlo, quindi ho trovato giusto di sdirlo. Poi se ci mettiamo che il 28 di aprile DJI presenterà il nuovo Mavic Air 2, l'interesse dell'Absan Zino decade totalmente, quindi non averlo adesso e averlo poi magari in concomitanza col Mavic Air 2 mi sembra abbastanza inutile. Cioè di tempo ne hanno avuto 3 mesi e non è arrivato, quindi disdetto. Però Gearbest, ripeto, comportata benissimo e super veloce. Un altro drone che è lì sul chi va là dal punto di vista della mia decisione di annullare l'ordine è il Bicopter della 00 Robotics, questo drone che se ne è già parlato tanto anche qua sul mio canale, questo drone con solo 2 bracci, con autonomia di 50 minuti di volo, quindi un drone particolare che doveva essere spedito già a febbraio, però a causa il blocco totale che c'è stato in Cina, che è durato circa un mese e mezzo, e lì il blocco era veramente totale, quindi nessuna azienda poteva lavorare, e in quel blocco totale c'è stato un ritardo. Quindi essendo un prodotto completamente nuovo che magari avrebbe già avuto comunque un ritardo, perché secondo me a febbraio non l'avrebbero spedito comunque, in più ci mettiamo quel mese e mezzo di blocco, quindi tutto questo ha portato un ritardo nella produzione, o meglio così sembrerebbe. Non ho ancora annullato l'ordine per questi semplici motivi: uno, perché è un prodotto completamente nuovo e non ce n'è in giro, non come Absan che comunque ne ha distribuiti, poi a un certo punto non ne ha distribuiti abbastanza. Qua invece parliamo di un prodotto completamente nuovo che non c'è attualmente in distribuzione, dove comunque c'è stata una caparra di 100 euro e non il prezzo totale del drone come è successo con Absan, dove comunque il drone io l'avevo pagato totalmente per non averlo. Qua c'è una caparra di 100 euro che mi rimborserebbero in caso di un annullamento dell'ordine, però è una caparra di 100 euro, non è il prezzo totale del drone. E poi comunque alle email mi rispondono in maniera veramente veloce, quindi c'è un contatto diretto. Loro ovviamente continuano a dire che con questo blocco che c'è stato in Cina e via dicendo, i ritardi sono stati importanti dal punto di vista delle produzioni. E poi è un drone che veramente è qualcosa di particolare e che ci terrei davvero a provare. Quindi tutti questi particolari messi assieme non mi hanno ancora convinto nel disdirlo, quindi ce l'ho lì in stand by. Ogni tanto ci penso, ma per adesso lo tengo lì in stand by, mentre Absan Zino 2 lo stand by era finito, perché 3 mesi e di droni ce ne sono in giro, quindi Absan Zino 2 nel mio parco droni non è entrato. Quindi ragazzi, scrivetemi anche voi cosa ne pensate, se anche voi avete avuto problemi tipo il mio, o se anche voi avete disdetto l'ordine, o se invece ce l'avete ancora lì in stand by e state aspettando ancora che vi venga spedito. Cioè
cioè non so, scrivetemi voi la vostra opinione, come vi siete comportati, come vi sareste comportati nella mia situazione. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale la mia esperienza con Rapsan Zino 2 da Gearbest vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, non ci sono un test, un tour, una novità, ciao!